È la prima volta che l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, l'APSA, decide di pubblicare ricerche e indagini propedeutiche a un progetto di restauro. Ha scelto di farlo per il Palazzo della Cancelleria, tra i primi edifici a Roma ad essere realizzato in stile rinascimentale tra fine 400 e inizio del 500, ora sede della Sacra Rota, della Penitenzieria Apostolica e della Segnatura Apostolica. Il risultato degli studi è stato presentato nello stesso palazzo, già avvolto dai pontefici esterni, da Monsignor Mauro Rivella, segretario dell'APSA, con la presentazione tecnica dell'architetto Maria Mari del medesimo organismo. Le ricerche hanno riguardato gli eventuali dissesti strutturali, lo stato di conservazione, nonché l'analisi e la mappatura delle superfici. La restauratrice Fabiana Fondi di Roma Consorzio, il gruppo incaricato delle indagini. L'indagine è stata fatta circa i materiali costitutivi, gli interventi eseguiti precedentemente e anche praticamente lo stato di conservazione. In merito ai materiali costitutivi originali, per esempio, è emersa un particolare trattamento del travertino che sul prospetto che insiste su Piazza della Cancelleria, per omogeneizzare alcune scompensi che ci potevano essere dovuti alla diversità dei materiali delle varie cave da cui il travertino è stato comunque, o comunque della provenienza del materiale o irregolarità costruttive, è stato protetto con una fase di stuccatura che è stata funzionale per, come dire, restituirgi una regolarità che altrimenti sembrava non corrispondere, insomma. Il lavoro è stato effettuato anche con tecniche radar, ispezioni endoscopiche e rilievi elettromagnetici. L'ingegner Mauro Tomasini, direttore tecnico della Mosta SRL, che si è occupata degli studi. Innanzitutto uno stato di consistenza dei cornicioni, che erano gli elementi strutturali sotto esame, che è generalmente soddisfacente e in buone condizioni di conservazione. Invece rimangono delle carenze sull'ammorsamento di alcune lastre del rivestimento, soprattutto di paraste, e della cortina in mattoni sulle tre facciate laterali e posteriori del monumento. Nel caso della cortina in mattoni riteniamo sia un problema piuttosto diffuso e che è solo parzialmente noto dall'esame della documentazione che riguarda il fascicolo del monumento, ed è forse la parte più critica perché richiede una progettazione di un intervento di consolidamento piuttosto accurata. La collocazione oggi nel Palazzo degli Uffici dei Tribunali della Santa Sede è il risultato di una lunga trasformazione nei secoli degli utilizzi dell'edificio, destinato inizialmente pure a funzioni abitative per i cardinali titolari. Emerge dall'analisi storica realizzata per l'APSA da Costanza Pulitani. Per la ricerca mi sono occupata prevalentemente di analizzare l'interno degli ambienti del Palazzo della Cancelleria, quindi di studiare le funzioni che ha avuto il palazzo nella storia, dal Cardinal Raffaele Riario al periodo fino alla Corte Imperiale, quindi con Napoleone Bonaparte, che comprende le vicende dell'Ottocento.